Comunque, vabbè, per chi non mi conoscesse quasi tutti, io sono mio malgrado il presidente della SISC, che è la Società Italiana per lo Studio di Stati di Coscienza, che è praticamente l'unica società italiana che da 20 anni studia, si confronta con il problema degli stati modificati di coscienza, sia chimicamente indotti, quindi con sostanze, sia attraverso altre tecniche, dalla deprivazione sensoriale al sogno lucido, di questo passo, l'estasi mistica e via di questo passo. E detto questo come presentazione, cosa parlo io oggi? Di una cosa molto strana e in qualche modo anche ambigua: il rapporto tra allucinogeni e cristianesimo, se esiste, se mai esistito, punto interrogativo. Perché questo? Perché forse non tutti lo sanno, ma chi lo sa mi scusi se lo ripeto, oggi i ricercatori, gli studiosi sono abbastanza concordi tutti nel ritenere che la denominatore comune di tutte le religioni, dalla più antica alla più moderna, tra virgolette, quindi alle religioni monoteistiche, intendo per esempio, hanno tutte una base comune, che è l'assunzione di piante considerate sacre. Cioè, in altre parole, la religione nasce dal consumo di funghi, cactus, dature, cannabis, chi più ne ha chi più ne ha. Addirittura i miti dei vari popoli altro non sarebbero che la descrizione di questi effetti, il simbolismo di questi. Questo è un dato abbastanza così accertato, cioè siamo in molti a ritenere questo. La domanda che sorge è: ma se tutte le religioni hanno come base le piante sacre, dove poi chiamerò piante sacre, è mai possibile che soltanto il cristianesimo sia immune da questo fenomeno? Bella domanda. E la risposta è altrettanto bella, difficile. D'altra parte, se voi pensate, tutta la tradizione e testamentaria, poi anche del Nuovo Testamento, del Vangelo, si basa sulle visioni dei profeti. Le visioni di Mosè, i sogni di Elia e avanti di questo passo. Poi il capolavoro della letteratura visionaria, se non l'avete mai letto, superate il fatto che è un testo religioso, andatelo a leggere, l'Apocalisse di Giovanni. È forse l'opera più psichedelica che sia mai stata scritta. Bene, bisogna anche chiedersi allora da dove venivano queste visioni, questi sogni. Un credente, un fedele, non ha dubbi. Queste visioni provengono direttamente da Dio e sono la testimonianza del suo potere e della sua volontà. Massimo rispetto per questa opinione, però è una testimonianza di fede, non è una risposta a una spiegazione scientifica o pseudotale. Altrettanto mi pare, nonostante la mia professione, che un certo atteggiamento in cui si vede le manifestazioni di coscienza altra sempre soltanto come patologiche, altrettanto mi pare una stupidaggine incredibile. Allora, da dove vengono queste visioni? L'ebraismo e il cristianesimo, se voi vedete, pur nascendo da questa esperienza visionaria, nel corso dei secoli si sono sempre più distaccati da questo, condannando, reprimendo e addirittura poi sotterrando qualsiasi riferimento reale all'origine delle visioni di questi profeti, di questi padri della Chiesa, annullando tutto sotto il dogma che erano visioni prodotte direttamente e mandate direttamente da Dio. I motivi di questa rimozione sono essenzialmente economici. È venuta a mancare la società, la cultura, e parlo di migliaia di anni prima di Cristo, una società prettamente di cacciatori e raccoglitori. Si è formata una classe agricola, quindi una classe dirigente, un clero, per cui non era più necessario qualcuno che, cioè più persone che avessero un rapporto diretto con Dio. C'era il sacerdote e lui pensava.
il cristianesimo poi, ma anche l'ebraismo, sono apparentemente le religioni più antivisionarie che esistono, perché si basano sul concetto di fede e speranza, cioè crediamo e speriamo nell'altro mondo. È l'antitesi dell'esperienza visionaria, che è il contatto diretto con la vita, con la morte, con l'aldilà. Sotto questo aspetto, l'Inquisizione è stato il tentativo più riuscito e più felice di questa rimozione collettiva, a scapito del fatto che si sono persino dimenticati loro che senza quei visionari, i padri della Chiesa, non ci sarebbe stata neanche l'Inquisizione, perché tutto nasce da qui. Ora, da non molto tempo, diciamo da una ventina d'anni, i ricercatori, molti ricercatori, definiamoli così un po' ironicamente, tra virgolette, di scuola psichedelica, si stanno interrogando sul rapporto tra allucinogeni e cristianesimo, cercando, andando a valutare, ipotizzando quali potessero essere gli inebrianti sacri dei primi cristiani e dei popoli che diedero origine al cristianesimo e all'ebraismo. Tutto inizia nel 1970 con questo personaggio. Questo è John Mark Allegro, il cui cognome non so se conoscete, se avete già sentito nominare. Il cognome rivela chiaramente le sue origini italiane, ma è un inglese. Ed è importante perché è stato l'unico filologo laico, quindi non era un sacerdote, incaricato dal Vaticano a tradurre i rotoli del Mar Morto. Sapete, l'ultimo furono ritrovati nel 1948, mai tradotti, e negli anni 60 hanno incominciato a tradurli. Uno dei membri di questi traduttori era questo John Allegro. John Allegro è un personaggio abbastanza controverso e ambiguo. Io stesso, quando spesso mi è stato chiesto cosa penso di John Allegro, gli ho detto puttanate. Però una cosa devo riconoscere: questo non era uno psiconauta dal cervello bruciato, non era un cultore della droga in cerca di facile pubblicità, era un serio filologo del mondo accademico, ripeto, l'unico laico incaricato di tradurre. È una delle personalità più in vista negli anni 60 nel mondo accademico britannico. Quindi le sue teorie, che vado adesso un attimino a raccontarvi come preambolo, vanno prese, se non sul serio, almeno lette e analizzate. Cosa diceva John Allegro? John Allegro nel 1970 scrisse questo libro che è famosissimo ed è stato tradotto anche in italiano nel 1980, 10 anni dopo, quindi, da un editore che purtroppo non c'è neanche più fisicamente perché è morto, ma aveva già chiuso 10-15 anni prima di morire, che era Cesco Ciapanna di Roma, che tra l'altro era l'editore di una delle migliori riviste di fotografia degli anni 70-80, che era Fotografia. Questo libro è stato tradotto in italiano da Cesco Ciapanna col titolo Del fungo sacro e la croce. Questa è l'edizione, una delle tante edizioni in inglese. Qual era la tesi di John Allegro? Molto semplice, che il cristianesimo di fatto non è esistito, che Gesù Cristo come persona non è esistita, ma che era semplicemente la simbolizzazione, la raffigurazione quasi così segreta, misterica, del fungo sacro. La Malvita muscaria, poi lo diremo probabilmente meglio in altra parte, è il fungo sacro dell'Eurasia, cioè tutti i popoli eurasiatici hanno avuto nella loro preistoria il culto di questo fungo, che la micologia fino a pochi decenni fa considerava velenoso, fin anche mortale. In realtà non è vero, è allucinogeno, non è, cioè sì, è blandamente tossico, ma nulla di grave. Sono state fatte delle ricerche da Roger Ayn, che è stato il più grande micologo
contemporaneo la dose mortale per l'uomo di questo fungo è 40 kg. Provate a mangiare 40 kg di spaghetti e di carbonara e morite lo stesso. E che fosse possibile, tornando dall'ego, ritrovare nella lettura della Bibbia tutta una serie di simbolismi e di linguistici proprio che riportavano. Secondo me questo, vabbè, ottimo, buono come idea, sicuramente interessante come vedremo, ma come conclusione abbastanza, direi proprio semplicistica, se non addirittura stupida. Frutto forse più di un equilibrismo linguistico e dialettico che non di prove testimoniali. Però lanciò questo sasso nello stadio. Cioè, il cristianesimo è allucinogeno. Non l'avesse mai fatto. I classici tuoni, fulmini, saette, contumelie e chi più ne ha mette si sono abbattuti su questo giornalino. Licenziato, intronto dall'equipe dei produttori, fatto fuori dall'Università di Londra, praticamente escluso da tutti i circoli accademici del mondo. Questo ha portato due fatti, secondo me molto gravi. Uno, a praticamente bloccare, chiudergli la bocca, bloccare qualsiasi ricerca e a spingere John Allegro a estremizzare le sue posizioni, a tal punto che è un po' considerato il padre della New Age, perché i libri successivi sono veramente delle puttanate, veramente incredibili. Il fatto ancora più grave è stato però che per 20 anni più nessuno ha osato mettere in rapporto cristianesimo e fungo. A tal punto, lo dico così, un brevissimo aneddoto tra parentesi, molti anni fa, siamo a 93-94-95 forse, conoscete Lemir Zola, è stato uno dei massimi studiosi di esoterismo e di religioni sciamaniche italiane, in Italia. Partecipavamo a un congresso a Firenze e lui sotto banco mi passò una fotocopia di un affresco che vi farò vedere. Mi passò e mi disse, perché già nell'altro, ecco, 96, perché era già uscito Altrove numero 1, in cui c'era un mio articolo in cui ipotizzavo qualcosa di strano per cristiani e fungi. Zola mi passò sotto il banco questa cosa dicendomi, io sono convinto, che posso dirlo, sono perfettamente convinto che il cristianesimo primitivo nascesse dall'uso di fungi allucinogeni. E questo è la prova. Che mi dà questa cosa? Più nessuno, ecco, questo aneddoto per dimostrare come persino Zola, che era uno studioso abbastanza fuori dal coro, non osava presentare le sue idee. Questo perché? Probabilmente perché il massimo detrattore e accusatore di John Allegro fu niente meno che Gordon Wasson. Per chi non lo conosce, Wasson è il padre dell'etnomicologia, cioè del rapporto funghi e popolazioni, ed è lo scopritore del culto dei funghi allucinogeni in Messico, cioè la massima autorità allora vivente in fatto di funghi. Disse che Allegro diceva puttanate, tutti ci hanno creduto e per 20 anni tutto silenzio. Dal 90, ripeto, un pochettino le cose stanno cambiando, da più parti sta riprendendo la ricerca. Secondo me le scuole sono importanti, sono poi due oggi che studiano questo argomento. La scuola americana è, guarda caso, per una volta siamo in avanguardia, la scuola italiana. La scuola